tutti ragazzi, sono Antonio Peluso, alias Pelux94 dal lato allo del 17K e quest'oggi andremo al centro commerciale Campania per provare Halo Fireteam Raven, l'esperienza arcade di Halo realizzata 343 Industries in collaborazione con Rotrills e Play Mechanics. Detto questo, qui in descrizione trovate tutti i dettagli su Halo Fireteam Raven, come anche una guida aggiornata su tutti i cabinati presenti in Italia, che al momento dovrebbero essere all'incirca 5. Ne dovremmo avere uno in Campania, due in Lazio, uno in zona Verona e uno Rimini, mi sembra, non vorrei sbagliarmi. Comunque, vi invito a scriverci in privato in pagina o sui nostri gruppi social o privatamente a me su Twitter, su Facebook, dove volete, nel caso in cui doveste trovare un qualsiasi altro cabinato di Halo Fireteam Raven presente in Italia, ma non presente sulla lista. Così avremo modo di aggiungerlo e tenerlo aggiornato per tutte le persone che vogliono provare il cabinato di Halo. Detto questo, ci vediamo più tardi. Per la macchina dove? E siamo arrivati, adesso facciamo un giro prima di andare a provare il cabinato, ce la prendiamo con calma e ci vediamo dopo. E dunque ci siamo arrivati al cabinato di Halo Fireteam Raven. Adesso aspettiamo che finiscano di giocarlo e lo proviamo. Va bene. E dunque, rumoroso, vediamo un po'. Game over. Ok, tocca a noi. Non funziona il QR code qui in Italia. Motivo: siamo stronzi in Italia, mi dispiace, però vediamo. Allora, qui sopra abbiamo due schermi piccolini, qui abbiamo un pezzo dell'installazione Halo. Ma che figo, ci sta un pezzo in mezzo con un logo degli ODST, perché in effetti è incentrato sugli ODST. Si vede benissimo, però ragazzi, non me l'aspettavo, non so se dal video rende. Beh, detto questo, io comincerei a provare. Dov'è lo start? Sambu, vedi uno start? Ah, è capito. Choose a game. Ah, sì, andiamo con la story mode. Story mode. Mission 1, escape. La colonna sonora è la stessa che abbiamo in Halo Spartan Strike e Spalo Artemis. Ma questo è l'inizio. Approximately 1 minute may to suffer until the Covenant forces board our ship. It's payback time, ODST. Give them hell. Tempo di entrare in azione. Assault. Grenade. I've overridden the controls. Use these guns to hold off the Covenant fighters. Ah, siamo in cannoni.
not, Captain Keyes is about to crash land the Autumn into the ring. Beh, l'avventura finisce qui. Il solo è molto molto complicato. E nella sezione della Mondadori non manga abbiamo trovato Halo Battleborn. Halo Battleborn uscito e pubblicato da Multiplayer Edizioni. La versione inglese è uscita all'incirca un anno fa. Questa è stata pubblicata da Multiplayer Edizioni un mesetto fa. E all'interno, se ci riesco, all'interno è presente anche il mio nome, che ho avuto l'occasione, l'opportunità di revisionarlo, e ci tengo a ringraziare Multiplayer Edizioni, e l'ha revisionato anche Alessia Pace, quindi ringrazio Francesca Nota e tutto il team di Multiplayer Edizioni e anche 343 Industries e Microsoft Studios per la pubblicazione, e ora lo acquisteremo. E dunque, siamo tornati, abbiamo avuto modo di provare Halo Fireteam Raven al centro commerciale Campania. Devo dire che è stata veramente una bella esperienza giocare un Halo su uno schermo di 130 pollici 4K. È un'esperienza, come direbbe qualcuno, iconic. È stato veramente bello, peccato che l'ho giocato da solo. È un gioco che andrebbe giocato almeno in due, se non in quattro. Sfortunatamente lì c'era solo un cabinato per due persone. Non sono riuscito ad andare oltre il primo livello perché non è semplice, alcuni danni sono impossibili da evitare, infatti questa è una piccola pecca. Dovresti andare in pre-fire, ma alcuni danni sei obbligato a prenderli, non c'è modo di evitarli. Halo Fireteam Raven è stato annunciato lo scorso 18 maggio 2018 ed è giunto in Italia a settembre sempre dello scorso anno. È stato realizzato da 343 Industries in partnership con Road Thrills and Play Mechanics. Esperienza arcade suddivisa in 6 missioni. Si può giocare o la story mode, dove vengono giocate tutte e 6 le missioni di fila, oppure le missioni singole. Io ho giocato Escape, che sarebbe la prima missione, sono arrivato quasi alla fine ma sfortunatamente sono morto. Il costo di una partita è di 1 euro per una vita. Personalmente avrei fatto un po' come quei giochi arcade di un tempo che con 1 euro una partita ti davano 3 vite. A livello sonoro è mostruoso, l'audio è sparato al massimo, il cabinato in sé è veramente bello, lo potrete vedere durante il video. Cloche fantastica, possiamo dire che è molto preciso il gioco, quindi non vi è magnetismo a differenza dei giochi come li conosciamo noi. Ci sono 4 pulsanti sulla cloche che vanno a coppie di 2, infatti uno serve per lanciare le granate e l'altro serve per sparare, e in sovraimpressione sullo schermo veniva scritto con quale pulsante facevi cosa, con quale sparare e con quale lanciare la granata, solo che era troppo veloce. Usciva sullo schermo, spariva, e infatti mi sono ritrovato a sprecare 2 granate, come vedete anche nel video. Consigli per il gioco? Se siete in 2, prendetevi voi il vostro bersaglio singolarmente, perché nel frattempo che uccidete un Sangheili o un Grunto o un Jackal che sia, l'altro personaggio sicuramente farà danno a colui che non li starà sparando. Durante le missioni infatti avrete modo di cambiare la vostra arma, ma sarà una cosa preimpostata, non avrete voi modo di cambiare l'arma. Poi al centro ci sarà questo tasto Reload da premere prima che si scarichi la vostra arma, e vi consiglio caldamente di ricaricare non appena non siete in combattimento. Per tutti i dettagli sui vari livelli, come sempre, vi invitiamo a fare un salto sul nostro sito, trovate anche qui in descrizione tutti i dati su Halo Fireteam Raven, come anche la guida ai cabinati in Italia. Non c'è molto altro da dire su Fireteam Raven, se non che veramente bello, tranne per questa pecca dell'euro e per i danni che subisci forzati. Ci sono molte scene bellissime, ad esempio mentre stai giocando sulla pillar robotum passi nella sezione dove Master Chief finisce il livello, prende il Marine e lo porta sulla navetta di salvataggio, oppure un'altra scena dove
vi ritrovate nello spazio aperto, si apre una porta e poi siete costretti a sparare a Banshee e caccia Seraph. Molto molto bella quella sezione. E un altro consiglio che voglio darvi è: andate sempre in pre-fire, forse ve l'ho già detto. Niente, spero che questa presentazione di Halo Fireteam Raven sia stata piacevole, se vi sia piaciuto il video oppure no. E come sempre vi invito a iscrivervi al canale nel caso in cui non l'aveste fatto, sempre a fare il salto sul nostro sito per tutti i dettagli su tutte le notizie di Halo e non solo. E ci vediamo a un prossimo video. Fatemi sapere quando proverete Fireteam Raven, dove lo proverete. Postate sul nostro gruppo Facebook tutte le vostre avventure e ci vediamo online su Halo.